Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. Oggi iniziamo con lo sport, con il calcio in particolare, speriamo che sia calcio giocato. È stata una settimana difficile per i colori arancioni, oggi si dovrebbe anche tirare qualche calcio. Di sicuro c'è un turno infrasettimanale, l'ultimo del girone d'andata in programma, e la Pistoiese dovrebbe affrontare il Lentigione. Ma per le ultime notizie ci colleghiamo subito con lo stadio Marcello Melani, dove c'è per noi la nostra Giada Benesperi. Giada. Sì Maurizio, buon pomeriggio, ci troviamo come hai detto all'interno dello stadio Marcello Melani, che poi potrai vedere è ancora vuoto del tutto, così come lo è anche intorno allo stadio. C'è un clima molto gelido, sicuramente una delle pagine più tristi della storia della Pistoiese, momenti difficili, difficilissimi possiamo dire, che si protraggono da diverse settimane se non mesi, fino all'uscita, proprio allo scoperto della società che ha ammesso le proprie difficoltà economiche, che probabilmente comunque ci sono sempre state, ma che sono sempre state celate da promesse, da voli pindarici, da progetti che in realtà poi non sono mai esistiti. È uscita allo scoperto proprio ieri la società, nonostante ci siano state prima delle settimane particolari di non allenamenti, settimane di campi chiusi, settimane di giocatori che si sono allontanati da Pistoia proprio perché erano al corrente appunto della situazione di una società che da molto tempo insomma non pagava gli stipendi o comunque aveva grandi e grosse difficoltà economiche. E quindi siamo all'epilogo probabilmente di una storia che potevamo forse anche immaginarsi all'inizio di questa nuova avventura, che ha portato la società, nella persona di cui fa riferimento, che è Maurizio De Simone, proprio a decidere anche ieri di esonerare in toto tutto lo staff tecnico e di affidare quindi di far scendere in campo oggi, come hai detto tu, nell'ultima partita del girone di andata, quella che chiude il 2023, la formazione juniores. Parlare di calcio giocato è veramente difficile in questi momenti perché appunto la situazione è drammatica ovviamente a livello calcistico, però macchia sicuramente la storia dei colori arancioni. Una situazione molto surreale, un film veramente tragico che di bello ha poco da raccontare. Le domande sono tante: che fine farà questa Pistoiese, cosa ne sarà della Pistoiese, anche perché proprio nelle ultime ore gli ultimi giocatori che erano rimasti in maglia arancione hanno deciso di lasciare Pistoia. E quindi ci si aspetta, non sappiamo veramente cosa aspettarci da questa situazione. Si deve giocare una partita, ma si giocherà appunto con una formazione juniores e quindi chissà che partita vedremo. Non si può certo parlare di calcio giocato o diciamo commentare quello che succede sul campo su ragazzi che sono stati chiamati proprio all'ultimo minuto a disputare questa partita. Per ora non ci sono i tifosi all'interno dello stadio, però sappiamo che è partita ormai già da giorni una lunga contestazione, quindi presumiamo che probabilmente fra poco, manca poco più di mezz'ora all'inizio della sfida, arriveranno anche ovviamente i gruppi ultra arancioni, i tifosi che veramente non avrebbero meritato tutto questo, sono sempre stati vicini alla squadra, in parte hanno anche creduto a tutte le parole che sono state dette dall'inizio proprio dell'avventura di questa nuova società, ma che purtroppo adesso sembra giunto un po' la fine di questo percorso. Se hai delle domande, sono arrivate anche le formazioni, ma credo che sia proprio un po' inutile leggerle, sono tutti ragazzi che appunto si sono allenati con la formazione juniores per tutto l'anno, anzi negli ultimi giorni nemmeno la formazione juniores si è allenata in realtà. Grazie Giada, e allora niente, sentiremo poi nelle prossime edizioni del telegiornale che cosa è successo allo stadio Marcello Melani, forse più interessa che cosa succede intorno allo stadio Marcello Melani. Non speriamo che ci siano solo manifestazioni ovviamente pacifiche, intorno intendevo a livello societario, che ormai praticamente la società non c'è più, quindi non so cosa ancora può succedere. Grazie Giada, buon lavoro. Andiamo ai titoli allora delle principali notizie di questa giornata, di questa mattina.
Anche i ristoranti si preparano alle feste, menù dedicati o alla carta, specialità della tradizione e innovazione. Le scelte per questo 2023, Natale e Capodanno, sono le più diverse. Alle Terme Tettuccio di Montecatini è stato inaugurato il Giardino d'Inverno. L'iniziativa voluta dall'Associazione Angeli del Bello ha permesso di recuperare uno spazio di solito destinato a rimanere chiuso per tutta la stagione fredda. Detto della Pistoiese, per l'Aglianese c'è da superare indenni l'insidiosa trasferta a Forlì. I neroverdi sono reduci dal pareggio casalingo con il Certaldo, i biancorossi padroni di casa invece da 3 vittorie consecutive. Anche i ristoranti si preparano alle feste, come avete sentito dai titoli. Mentre le persone si muovono indaffarate per le vie del centro alla ricerca degli ultimi regali, nei ristoranti è tutto o quasi pronto per i giorni delle feste. Cena della vigilia, pranzo di Natale e poi Capodanno sono momenti centrali per questa parte dell'anno per l'intero comparto, e così anche nei ristoranti della zona della Sala si lavora per essere pronti ad accogliere i clienti. Se l'ultimo dell'anno è un appuntamento irrinunciabile per il settore, in diversi ci hanno però detto che hanno scelto che resteranno chiusi nel giorno di Natale. E come tutti gli anni, il pranzo di Natale siamo chiusi perché lo passiamo tutti in famiglia. Lavoriamo sempre tutte le domeniche e il giorno di Natale per noi e per i nostri dipendenti preferiamo che lo passino nelle proprie abitazioni. Saremo aperti tranne Natale e la sera di Capodanno, per il resto saremo aperti a tutti quanti. Noi per le feste di Natale, come tutti gli anni, siamo sempre aperti, pranzo e cena. L'unica eccezione, siamo chiusi a pranzo per il giorno di Natale. A Natale noi siamo già pieni, tutto prenotato da quasi 2 mesi. Per fortuna la clientela ci conosce e anche sulla fiducia, senza ancora sapere qual era il menù di Natale, quale fosse il menù di Natale, eravamo già pieni. Nei menù sembra essere la tradizione, la tendenza di molti dei locali che abbiamo visitato alla vigilia di queste feste. Ovviamente con tecniche innovative, tecniche nuove, però la cucina resta legata alle nostre radici. Abbiamo ricercato sicuramente dei dolci tipici della zona toscana, tra cui una ricciolina del Monte Amiata, e cercare di valorizzare i prodotti della zona come il maiale. Quest'anno, come anche l'anno scorso, abbiamo deciso di inserire il tartufo. Per l'ultimo dell'anno abbiamo fatto un menù alla carta, di un menù un po' più particolare, composto da 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi. Ognuno potrà scegliere ciò che vuole. Quando ero bambino, nel menù che si andava tutti a mangiare a casa della zia Maria c'era sempre lo sformatino, e per cui noi faremo lo sformatino di zucca per i giorni di Natale. Prenotazioni, come si sta muovendo qualcosa? Fortunatamente sì. Allora, fortunatamente dentro siamo già tutti pieni e siamo già anche preparati qualche prenotazione anche per il fuori. Dentro siamo già al completo, diciamo, per la sera dell'ultimo dell'anno. Fuori piano piano si stanno muovendo delle prenotazioni. Torniamo a parlare del dissesto di via del Casello a Pistoia, la strada alle porte di Bonelle che corre parallela all'autostrada. Molte le segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione per le condizioni della strada che da 2 anni e mezzo circa la provincia ha vietato a cicli e motocicli in quanto pericolosa, non avendo le risorse per poterla adeguatamente asfaltare. Il fondo del manto stradale è sempre più disconnesso, a farne le spese sono naturalmente le ruote, gli ammortizzatori dei mezzi che la percorrono. Bisognerebbe in qualche modo intervenire, tamponare, ovviamente il tamponare non è la medicina giusta, ma se non ci sono soldi almeno tamponare, togliere queste buche di mezzo. Andiamo a Montecatini, al Tettuccio, perché è stato inaugurato il Giardino d'Inverno. Fu arrestato nelle sue effusioni dalle campane che mandavano l'aria. L'evento clou è stata la lettura dal canto di Natale di Dickens da parte dell'attore Umberto Ponzio dell'Associazione Culturale Zuccagni di Montecatini Terme nella sala Nencini all'interno dello stabilimento delle Terme Tettuccio a Montecatini. È il Giardino d'Inverno voluto dall'Associazione Angeli del Bello e dalla sua presidente Cinzia Silvestri, che ha permesso di recuperare uno spazio di solito destinato a rimanere chiuso per tutto l'inverno. Al suo interno, insieme alle letture, potranno essere apprezzate le numerose specie di piante, tra le quali esemplari di Philodendron Emerald Queen, diverse varietà di Scheffler, Ficus e anche in varietà Benjamin e Kenti, Aloe e Ibiscus, ancora in fiore. Abbiamo trasformato quella che è l'anticamera dei bagni delle terme in un giardino d'inverno, perché le piante che di solito sono nel parco del Tettuccio non potevano rientrare
rientrare nelle serre perché una parte sono inagibili, per cui abbiamo deciso con le terme stesse di allocarle in questo spazio, e che è diventato non solo un giardino ma una sala di lettura grazie a tutte le donazioni di libri che ci sono state fatte in questi mesi. Quindi ci sarà tutto uno spazio dedicato ai libri che si possono prendere tipo book sharing, oppure con un piccolo contributo prenderli e insomma acquistarli, diciamo. A chi bisogna rivolgersi? Noi siamo al Tettuccio tutti i giovedì e i sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno, poi abbiamo la nostra pagina Facebook dove le persone possono contattarci e mandarci anche messaggi. Oltre a questo abbiamo piantumato insieme al reparto giardinaggio delle terme più di 1500 piante di pansè nel vassoio che si trova davanti l'entrata del Tettuccio. Si sono tenuti questa mattina i funerali di Liana Bonacchi, imprenditrice pistoiese di 92 anni, venuta a mancare nella serata di domenica a causa di un malore improvviso. A svolgere la cerimonia sono stati Don Patrizio e Don Giacinto nella chiesa di San Biagio a Pistoia. Tanti i presenti che hanno partecipato all'ultimo saluto a Eliana, da oltre 60 anni titolare del negozio, prima in Via della Madonna e successivamente in Via Leadua come Bonacchi Expert, persona molto molto conosciuta e stimata. Riscrivi la storia, il libro che è stato presentato al Polo Puccini Gatteschi di Pistoia. Affrettati ma lentamente, festina lente, riappropriati del tuo tempo, ragiona, non andare troppo di fretta, fai quello che puoi fare, non quello che vorresti fare. Al teatrino Puccini Gatteschi di Pistoia è stato presentato il libro Riscrivi la tua storia, che raccoglie i pensieri e le riflessioni di persone affidate all'ufficio locale esecuzione penale esterna. I protagonisti sono state le persone, ma anche noi come operatori, con la collaborazione anche di Sandra Cerbolini, che ha trattato proprio la parte teatrale. Questo tipo di progetto è stato incentrato principalmente sul cercare di lavorare proprio sugli aspetti della riflessione, a partire da tematiche molto importanti che sono quelle della violenza, del conflitto, e che ha fatto sì che le persone che partecipassero a questo progetto potessero mettere a fuoco e luce quelli che sono gli aspetti di un pensiero in contrapposizione a un agito. Il progetto è coordinato dalla direttrice dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna di Pistoia, Caterina Selmi. Sandra Cerbolini, curatrice del laboratorio, è autrice anche delle illustrazioni che accompagnano il libro. Mi sono tuffata in questo progetto meraviglioso grazie a Cristina Selmi e Valentina Valletta per creare quest'opera buffa che in qualche modo potesse sollecitare e incuriosire una platea molto particolare, e quindi dopo diverse argomentazioni, studi eccetera eccetera, è venuto fuori questa opera buffa di questa nonnina, che sarebbe la mia nonna vera, nonna Teresa, che viaggia nel tempo e quindi si ritrova in questo tempo facendo degli esempi sul suo tempo e sul tempo di oggi. Mi sono venuti dei ricordi che non avevo ancora tirato fuori dal cassetto. E tra i programmi della sera, fra poco li vedremo, da non perdere, Canto al Balì, giunto alla 23ª edizione. Stasera si parlerà un po' di Canto al Balì dedicato al Natale, lo state vedendo, ma in un modo particolare si parlerà di vera ricchezza di Pistoia al Natale di tutti i giorni. Ovviamente la conduzione è del nostro direttore Luigi Bardelli, che ha anche ideato il programma. Insieme a lui ci saranno tra gli altri Beatrice Jacopini della bottega L'Acqua Cheta, Commercio Eco Solidale, Nicola Rizzello dell'Associazione Nuovi Orizzonti, Elena Melis della Fondazione Mike e poi Paolo Carrara della Fondazione Un Raggio di Luce, Silvia Bini, presidente del CESVOT di Pistoia. Questo da stasera a partire dalle 21:05 circa.
Torniamo allo sport e al calcio. Oggi, come detto, c'è questo turno infrasettimanale di Serie D. Abbiamo detto della situazione in casa pistoiese. L'Aglianese invece giocherà una partita vera, c'è da superare indenni l'insidiosa trasferta a Forlì e Neroverdi, che sono reduci dal pareggio casalingo con il Certaldo. Ieri hanno inserito nell'organico il portiere Tommaso Nannetti, proveniente dall'Imolese. Nannetti, classe 2003, di 1,90 m, ha un buon bagaglio di esperienza, avendo collezionato 56 presenze in Serie D con Grosseto, Ambrosiana e Imolese. Le ultime prove della squadra di Ciccio Baiano, fuori casa, sono state più che positive e questo fa ben sperare. I biancorossi padroni di casa però sono in ottima forma, forma evidenziata dalle ultime 3 vittorie di fila. Tra l'altro il Forlì è terzo in classifica. Vi lascio alla partita di basket della scorso weekend fra Estra Pistoia e Pesaro, poi a seguire intorno alle 17.30 acqua in bocca ma non troppo, rassegna culturale delle Terme Tettuccio di Montecatini, poi alle 19 torniamo noi con la prossima edizione del telegiornale. Continuate a seguire TVL, grazie per averci seguito.